Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure 93. Allora, siamo qui su GTA 5. Allora, GTA 5, parliamo prima di tutto che oggi è 1 ottobre. Io ovviamente questo video lo vedete il 2 ottobre. Allora ragazzi, io ho provato a giocare a GTA 5. Non so se sono l'unico ad avere problemi, ma penso di no. Penso che molti di voi abbiate problemi, cioè molti di voi abbiano problemi ad entrare online su GTA 5. Questo non lo so, non so spiegarmi il motivo di questo problema di server che c'è, perché l'ho fatto la prima volta, sono riuscito a entrare, sono entrato una seconda volta, la seconda volta mi ha cancellato il personaggio, la terza volta non sono riuscito ad entrare, mi ha cancellato il personaggio nuovamente. E ragazzi, che cazzo ne so, sono problemi di connessione, purtroppo io non ci posso far nulla. Posso solo dire perché questo cazzo di problema, quando hanno mandato il gioco prima e poi il server l'hanno rilanciato a ottobre, cioè doveva essere lanciato il 1 ottobre, e il 1 ottobre si scopre che ci sono ancora problemi online. Cioè cazzo, a questo punto porca puttana, lo facevi uscire insieme all'online non lo so, a ottobre, a metà ottobre, a fine ottobre, che cazzo ne so ragazzi, ma è impossibile fare una cosa del genere. Cioè non si può presentare, cioè non si può dire che il 1 ottobre esce GTA Online se poi GTA Online è una merda e non funziona. Poi non so ragazzi, ditemi le vostre, fatemelo sapere giù nei commenti se a voi dà questo genere di problemi o no. Comunque sia ragazzi, quindi dobbiamo parlare di questa cosa. Io ho provato inizialmente un pochettino GTA Online. Allora, da quello che so, la prima missione da fare, dovreste fare una gara. Allora, scusate, dobbiamo fare una gara, se io sono a casa con Michael, scusate, non pensate ai soldi che ho. Comunque, chiamo B. Allora, GTA Online, partite subito con una gara, ragazzi. Questa gara serve, cioè, per, non lo so, che cazzo ne so, ragazzi, non sono riuscito a farla, perché comunque sia, non mi faceva partire la gara. Ragazzi, GTA Online, io spero sia una bella, sia un bel gioco. Cioè, il GTA 5 è stato veramente bello. Poi ovviamente, GTA Online doveva essere subito, cioè doveva essere cacciato il 5. Il 1 ottobre. E il 1 ottobre invece ci sono stati problemi. Cioè, oggi ci sono stati problemi di connessione. Quindi, questa storia di non poter utilizzare online GTA è veramente una problematica per la Rockstar. Perché, cazzo, c'era la gente che stava aspettando non solo la storia, perché io spero sia stata un modo di ragionare, un modo per poter vendere GTA, per far finire la storia e successivamente, perché quasi tutti quelli che se ne sono comprati al lancio sicuramente l'hanno già finito. Io l'ho già finito, l'ho finito esattamente in una settimana. Quindi ragazzi, io pensavo che dopo GTA, cioè questa storia di merda, ci fosse l'online. Invece l'online adesso non mi funziona, non so se sia la mia connessione, non so se sia perché siamo in Italia, comunque sia, da me non funziona e quindi adesso vengono a crearsi dei problemi. Perché? Perché io vorrei provarlo, vorrei poterlo giocare con i miei amici, ma non posso giocarlo. Perché adesso voi mi avete proposto GTA 5 online da giocare per il video dei 600 iscritti e anche per questo non posso giocare insieme a voi. Cioè, a meno che domani non risolvano questo problema, in modo che io possa testare l'online, vedere se è possibile giocare in tanti insieme per fare il video dei 600 iscritti, altrimenti vedo che l'opzione più cazzo prurita all'orecchio, ovviamente. Ovviamente l'altra opzione che avete valutato, che vi ho proposto, che sicuramente vi è piaciuta, è quella che avevo fatto nei 400 iscritti, cioè giocare insieme a voi su Black Ops 2. E ovviamente se dovessi fare un video su Black Ops 2, ragazzi, vorrei un consiglio anche da voi su che mappa farlo, che armi utilizzare, fare un tutti contro tutti, fare un deathmatch a squadre, una guerra terrestre, un dominio, un cerca e distruggi. Ragazzi, ovviamente a seconda di come girerà delle vostre idee in questi giorni, fatemi sapere ovviamente voi cosa vorreste vedere, cosa vorreste giocare insieme a me, tutti insieme sul mio canale, se Call of Duty, se Battlefield, io non lo so ragazzi, su FIFA, anche se FIFA la vedo un po' difficile perché si può giocare al massimo in 22 in una partita. Quindi ragazzi, fatemi sapere, ditemi giù nei commenti se ovviamente
se avete anche voi questi problemi su GTA 5 online. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, per modo di dire, perché comunque sia un video che purtroppo mi ha un po' rattristito, perché non posso utilizzare GTA online. Questa cosa è veramente brutta. Lo stavo aspettando per farvelo vedere al primo, cioè all'uscita proprio. L'avrei pubblicato anche oggi stesso, cioè che oggi che è il primo. Purtroppo non ce l'ho fatta. Cioè non ce l'ho fatta, non funzionano i server, quindi io non posso fare altro che farmi un giretto in macchina alla cazzo di cane. E poi aspetterei ovviamente le vostre opinioni sul video per i 600 iscritti. Quindi non vedo l'ora di poter, cioè io li sto leggendo i commenti ovviamente ragazzi. Scrivetelo nei commenti dell'avviso importante per i 600 iscritti ragazzi. Così li leggo tutti lì, perché vedo che comunque si state scrivendo e mi fa piacere questo. E che dire ragazzi, quindi io spero il prima possibile di potervi offrire GTA Online sul mio canale che chiamo Start. GTA Online sul mio canale per il prima possibile. Spero che domani stesso risolvano questo problema. E quindi che dire ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.